Tier Soft, in particolare da S. Oggi sono qua per portarvi l'episodio 12 della rubrica del soldato, dove tratterò i ruoli in una squadra. Ora, sarebbe bello dirvi i nomi precisi, le funzioni precise, però non ce l'ho veramente lo sbatti di farlo. Quindi, in descrizione vi metto il link dove potete osservare, studiarvi meglio ogni singolo ruolo. E io ve li esporrò alla maniera dell'SMT. Cominciamo subito. Una squadra quanti elementi deve essere composta? Ecco, questa è una domanda a cui purtroppo non si può rispondere perché dipende dalle varie situazioni. Innanzitutto dipende da quanti membri effettivamente si è quel giorno in squadra. Secondo motivo perché non posso rispondere a questa domanda è perché non dipende dalla situazione in cui si trova. In un catturo alla bandiera si dovrà essere un po' di meno per essere più veloci, magari in un sfondamento si potrà essere un po' di più per sopprimere più velocemente l'avversario, ma questo non ci interessa. Cominciamo subito con l'elemento della squadra che secondo me è fondamentale e che io adoro perché più delle volte lo sono io. Allora, il free man. Io sono di parte quando esporrò questo ruolo, ma ci proverò lo stesso. Che cos'è il free man? Il free man è quell'uomo libero, quello che può fare tutto, deve fare tutto, è praticamente la carne da macello. Deve andare avanti, cercare di aggirare l'avversario, prendere l'avversario da dietro, inchiappettarlo alla grande e, se possibile, uccidere più nemici possibile prima che la squadra principale. Deve essere fatto da gente con un po' di occhio, con un po' di esperienza. Non è un ruolo per tutti. Diciamo che se ti piace il gioco in solitario e hai un po' di esperienza, questo è il ruolo che fa per te. Io lo adoro, quindi ve lo sconsiglio, perché voglio fare soltanto io. Ora passiamo al punto 2. La divisione della squadra principale e della squadra secondaria. La squadra secondaria viene anche chiamata in due modi, a seconda se questa è composta da un minimo di 2 a un massimo di 4 giocatori. La squadra secondaria viene chiamata, se sono 2 giocatori, viene chiamata squadra di incursione, se 4 giocatori viene chiamata brick. Ora, che compito hanno? Che compito ha la squadra secondaria? La squadra secondaria ha il compito di sfondare il nemico. Proprio vedete la breccia e voi... tutto dentro, ragazzi, perché è quello l'obiettivo del brick e dell'incursione. Sfondare l'avversario nel momento in cui si vede una breccia. L'avversario dovrà essere, innanzitutto, il fuoco nemico dovrà essere soppresso, i nemici dovranno essere distratti e si dovrà avere la possibilità, i riflessi, la velocità di poterlo fare. Quindi, massimo di 4, perché superiore a 4 giocatori significa che non si ha possibilità di muoversi velocemente e avete capito. Ora, giocatori di esperienza? Sì, non è un ruolo da principiante sicuramente, perché si deve avere occhio e questo occhio si fa con l'esperienza nel capire quando si può andare a infilarsi nel buco, nel vero senso della parola. Ora, quando queste brecce si creano? Quando si ha fuoco di copertura. Il fuoco del... oh, stronzo! Spara un po'! Ok, e chi ha l'oi stronzo spara un po'? Sono quelle persone che si portano dietro 1500 caricatori maggiorati. I cosiddetti cinghiali, ok? Sì. Teoricamente dovrebbero portarsi dietro le minimi o le armi del genere, ma nessuno se ne prende perché fanno armi di merda, personalmente parlando. E quindi tutti quanti hanno M4 che sparano 40 colpi al secondo con 1500 caricatori dietro. Però questi sono piccoli dettagli. Ora, questo cos'è? L'obiettivo di questo è sparare tanto, fare fuoco di copertura. Questo è il fuoco di copertura, ecco. Grazie papà, grazie Eduardo. Facciamo un video, non si capiva? Vabbè, che gli fa? Poi dice, lo tagli, no? Vado sì. A cagare. Non si sentiva che stavo parlando. No, se deve andare in bagno, deve andare in bagno, sto capisco. Si deve cagare, giustamente, le priorità prima di tutto. Insomma, questa è la parte iniziale del video. Allora,
chi è che deve chiedere fuoco di copertura per far sì che l'incursore, o il brick, chiamano incursore per facilitare, possono avanzare più velocemente, è il capo squadra. Ora, è così importante il capo squadra nel software? Sì. Sì, ma. Sì, perché ci serve sempre qualcuno che effettivamente comandi strategicamente la squadra, unisca diverse teste in una sola grande testa pensante, che è un ruolo molto molto complicato, molto molto complicato, però è molto, dà molte soddisfazioni, anche se effettivamente io, a me non piace molto farlo, perché è quello che deve stare sempre un po' più indietro, mani in centro d'azione, e che effetto un po' mi gira le palle. Però questi sono piccoli dettagli. Ora. Ciao gatto. Continuiamo con te, gattone, allora. Il secondo punto, gattone, è che il capo squadra non è così fondamentale in tutte quelle occasioni amichevoli. Allora, perché le occasioni amichevoli non si ha bisogno di quella competitività che il capo squadra deve infondere nel proprio team. Quindi è fondamentale, dipende dall'occasione in cui si va a giocare. Ora, cari ragazzi, ci sono altre due parti, due situazioni, ok? Due ruoli. In uno oserei mettere lo scout e lo sniper, ok? Per quale motivo? Perché sono ruoli sempre più larga diffusione. Lo sniper, sapete già che cos'è, lo scout è chi accompagna lo sniper. Questi due di solito sono quelli che vanno a cercare la via principale più veloce per attaccare l'avversario, nonché si piazzano, cecchinano, non camperano, è ben diverso se è un'arma da cecchino, e cercano di sfortire le fila avversarie. È un ruolo molto importante, sì e no, perché comunque ricordo che lo sniper avrà sempre un handicap rispetto agli altri membri. Ora, qual è l'ultimo? Beh, il navigatore lo reputo abbastanza inutile a livello da principiante, quello già più avanzato, quindi non lo tratterò adesso, ve lo andate a leggere da solo. Ciao mamma, stavo facendo un video, ma passa, non è un problema. Oggi passano tutto, oggi nessuno mi sente parlare, chiudi la porta per favore, nessuno mi sente parlare oggi, è incredibile. E poi abbiamo l'ultimo ruolo, che non è il ruolo da principiante, anzi è un ruolo molto difficile da fare, molto importante da fare, che è il ruolo della retroguardia. Ora, cosa fa la retroguardia? Non è che deve stare dietro perché sei una pippa e lo ti buttiamo indietro. Purtroppo devo passare. Non è un problema, passa, non di vai. Qua. Vai tranquillo, vai. Il ruolo della retroguardia. Ok, non è un ruolo molto per principianti. Per quale motivo? Perché questo ruolo deve avere molto, molto occhio, bloccare gli eventuali free man avversari, deve comunicare a caposquadra le eventuali tattiche che caposquadra non riesce a vedere, nemici che il caposquadra non riesce a vedere, e deve soprattutto parare letteralmente il culo ai suoi compagni. Quindi la retroguardia io la vedo molto come il jolly della situazione, perché è quello che può fare un po' tutto. Si può aggiungere all'ultimo all'incursore, si può aggiungere all'ultimo come un secondo caposquadra per eventuare una divisione che si è staccata dalla squadra primaria e secondaria, può fornire supporto, può rompere il culo all'eventuale freeman solitario che ci vi cerca di inchiappettare. Quindi non è effettivamente il ruolo da principiante, non è esattamente il ruolo che tu dai al novizio, al bambino che viene a provare la prima volta, ragazzino, o all'adulto che viene a provare la prima volta il software. Scusatemi, Il nome la porta. Chiudi la porta. Grazie mille. Quindi,
attenzione quando dite il guerriero mi ha messo indietro perché non si fida di me. No, allora no, oddio, purtroppo gran parte delle volte è così. Io sinceramente nella nostra squadra chi viene a giocare per le prime volte lo buttiamo subito nella mischia davanti, siamo noi che seguiamo lui come carta d'acello? Sì, perché è l'unico modo in cui tu ti fai le ossa nel software. Devi prenderti i pallini addosso, devi sparare contro persone. Quindi, questi sono i ruoli della squadra. Se mi sono dimenticato qualcuno mi dispiace, ma non mi interessa, perché questi comunque sono ruoli principali. Ce ne sono altri? Sì, ce ne sono altri sicuramente. Che non conosco, sicuramente, non sono mica il guru della situazione. Però ragazzi, comunque vi ricordo che vai gatto vai, vi ricordo che questa comunque è una rubrica per neofiti, per principianti, per quelli che per prima si approcciano al software o comunque non conoscono determinate situazioni, ok? Ora dovrei dire sempre le solite cose, tipo iscrivetevi al canale YouTube, commentate, vedete mi piace, iscrivetevi alla pagina di Facebook, perché lì mettiamo cose anche delle volte in anteprima, come questo video che è stato fatto prima rispetto alla sua programmazione, perché mi è stato chiesto da un utente, quindi io l'ho fatto. Spero che ti sia piaciuto, perché se non lo vai a vedere e me lo chiedi, ti vengo a prendere a casa, scopo dove avete, ti vengo a prendere a casa. Ora, mi piace lì e là, commentate lì e là, c'è pure la pagina di Instagram, minchia Instagram. Quindi cari ragazzi, da oggi è tutto, da esse tutto, oggi è tutto, incredibile, bellissimo, avete visto praticamente mezza famiglia con gatto, quindi alla prossima. Sei anche stabile ragazzi. Cosa ci costa 7 euro l'uno? Gatte si trovano molto facilmente sui siti sammarinesi. Gli Sphere, che io reputo migliori, sono un po' più difficili da trovare perché vanno sempre esauriti tipo in 3 giorni. Quindi, se li trovate, io consiglio gli Sphere. Grammatura 0,25, sempre. Perché? Perché è meglio avere 5 metri in meno e sparare molto più preciso che avere 5 metri più e sparare ad minchiam de canem. Dato che parlo latino, qua voglio almeno. L'arma a cecchino spara un colpo al secondo se siete molto veloci a caricare. Un'arma elettrica ne spara 24 al secondo. Capite che 24 pallini al secondo passano più facilmente un arbusto. Un pallino ha una buona possibilità che venga intercettato da un ramo, da una foglia, cambi direzione, un alito di vento. Capite quindi che il cecchino nel software è un mestiere, un ruolo parecchio difficile, parecchio complicato. È molto frustrante.